VG itinerante oggi da Iglesias per la Settimana Santa, fede e tradizione nei riti che si ripetono immutati dal 1600. Tra poco i fatti in primo piano nel nostro giornale, ma prima andiamo a Iglesias per scoprire la magia che accompagna i riti della Settimana Santa. Dunque subito la linea alla nostra inviata Chiara Pottini. Buongiorno, buongiorno da Iglesias, qui dove i riti della Settimana Santa hanno origini antichissime e si ripetono immutati da 4 secoli. Ci troviamo nella piazza del municipio, alle nostre spalle c'è la cattedrale di Santa Chiara, recentemente restaurata e riaperta al pubblico, mentre a pochi passi da noi c'è la chiesa di San Michele, storica sede dell'Arciconfraternita del Santo Monte, che da sempre organizza e prepara nei minimi dettagli i riti che precedono la Pasqua, riti che vedono ovviamente una grande partecipazione spirituale e tradizionale e culturale dei cittadini, ma che sono anche un richiamo per tanti turisti, una vera boccata di ossigeno per le attività commerciali che qui più che altrove nell'Iglesiente sono stati davvero messi in ginocchio dalla crisi economica. Di tutto questo parleremo tra poco con tanti ospiti, per ora vi restituisco la linea, a dopo. Ed ora torniamo a Iglesias per conoscere meglio le tradizioni antichissime che animano i riti della Settimana Santa. Linea Chiara Pottini. Ancora buongiorno dalla piazza del municipio di Iglesias, dicevamo quindi riti antichissimi, pensate che la prima processione fu celebrata nel 1684, da allora ad occuparsene sono i Germanos e l'Arciconfraternita del Santo Monte. Abbiamo qui il conservatore Giacomo Urru. Uno dei segreti per i quali sono così seguite dai cittadini queste processioni magari è proprio il fatto che sono immutate da 4 secoli. Assolutamente sì, l'impianto è pressoché immutato. Nulla è cambiato ed è soprattutto un momento di grande partecipazione, di grande aggregazione. Spirituale, culturale, ma spirituale soprattutto. Soprattutto la processione di questo pomeriggio, che è una processione ed è una manifestazione di fede, nel senso che questo pomeriggio andremo a visitare le cappelle dove viene esposto il Santissimo Sacramento. Quindi sono appuntamenti davvero per i cittadini e per i visitatori imperdibili. L'Arciconfraternita nasce con vocazione assistenziale, abbiamo qui Remigio Cabras, lei si occupa proprio di questo. Sì, io mi occupo proprio di questo. Oggi più che mai c'è bisogno. Diciamo che in questi ultimi anni abbiamo avuto sicuramente l'aumento della richiesta del nostro aiuto. Tutti i giorni abbiamo richieste di sostegno per le famiglie indigenti e soprattutto con l'aumento della disoccupazione in questo territorio le richieste sono aumentate notevolmente. È proprio in questi momenti magari che si sente più forte la spiritualità. Noi ieri abbiamo partecipato a uno dei riti che caratterizza questa settimana, siamo stati a vedere la benedizione dei rami dell'ulivo che ha rappresentato uno dei simulacri della processione del martedì, abbiamo davvero toccato con mano il pathos sentito dai cittadini e dai fedeli. Vediamo insieme il servizio. Signora, lei viene tutti gli anni? Sì, vengo tutti gli anni, fin quando ci aiuta Dio veniamo sempre, quando posso sì. E la palma perché? Che significato ha? La palma è una cosa benedetta che ci portiamo a casa. Anche per lei signora ha lo stesso significato? È lo stesso, sì. Viene tutti gli anni lei? Sì, tutti gli anni, anche quando avevo mio marito malato. L'oliva è come la palma, diciamo. È un segno di pace e che ci porti bene. La messa del mercoledì santo è un momento di grande pathos e i fedeli si accalcano nella chiesetta di San Michele ore prima, aspettando con ansia la fine della liturgia per ricevere la benedizione con la reliquia del sacro legno della croce di Gesù e soprattutto portarsi a casa un ramo dell'ulivo del simulacro che ha aperto la processione del martedì. La gente ama prendere qualche fiore o ricevere qualche fiore o qualche ramo d'ulivo dall'albero del simulacro di Gesù nel Getsemani, proprio come segno anche di partecipazione alla passione e di ricordo anche di questo momento. Credo che una caratterizzazione particolare qui ad Iglesias sia quella proprio anche spero che sia anche altrove, ma quella di una partecipazione silenziosa. Ecco, abbiamo sentito le parole del Vescovo, del Vescovo Azzera, quindi una partecipazione silenziosa. Abbiamo qui uno storico, Giampaolo Azzè. Quali sono gli altri simboli che caratterizzano le processioni della Pasqua?
Ma una delle evidenze più importanti è sicuramente l'abito dei Baballottis, cioè il popolo di Iglesias che partecipa alle processioni vestendo questo abito bianco che arriva dalla tradizione dei penitenti, quindi una partecipazione personale, devota al dolore, alla morte di Cristo e al mistero che si celebra nella Settimana Santa. Un altro simbolo particolare, curioso, che si trova proprio esibito il giovedì sono i Nenneris. Sì, sono Nenneri, tipico e tradizionale di tutta la cultura sarda. Che cosa sono? Sono i semi del grano, comunque delle erbe che crescono al buio durante la quaresima e sono il segno di questa erba che sta al buio e poi la luce che improvvisamente risorge come nel segno di Cristo per la Pasqua. Quindi davvero una simbologia ricca, ma ovviamente le processioni non sono solo tradizione e cultura, ma sono anche un riscontro economico. Abbiamo il sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo. C'è davvero questo risvolto economico importante per la città? Ma io direi, farei un'osservazione. Intanto, come questo grande momento di grande partecipazione e grande spiritualità riesce anche a coinvolgere anche i visitatori. I visitatori hanno anche la possibilità di avere un mix di cose interessanti da vedere Iglesias che racchiudono tutta la variegata storia di Iglesias, quindi ricordiamo come nel circondario possiamo vedere i siti geominerari, col parco geominerario, possiamo vedere, avete fatto le riprese di questo bellissimo centro storico di cui questa piazza è uno dei simboli che rappresenta appunto la nostra storia medievale. Quindi c'è tanto, Iglesias davvero offre tanto. Noi stamattina abbiamo fatto anche un giro per le vie del centro storico, siamo andati a sentire un po' che atmosfera si respira tra i commercianti e c'è un po' di malcontento, quindi vediamo insieme il servizio e poi lo commenteremo insieme. Diciamo turisti pochi, però sicuramente la gente del posto esce un po' di più quando ci sono delle manifestazioni come le processioni, questa roba qua. Quest'anno devo dire che c'è una presenza meno assidua rispetto ad altri periodi. C'è un calo rispetto agli altri anni? Sì, c'è un calo dovuto probabilmente anche ai trasporti, o forse perché la Pasqua magari viene in un periodo un po' più avanti, più vicino alle ferie che magari la gente ha già programmato. Calo ce n'è molto, perché con la crisi che c'è è chiaro che non... Qualche turista in più c'è? Sì, effettivamente ce ne sono. Soprattutto dalla Germania, francesi, anche qualche inglese è venuto. Sì. Rispetto agli altri anni più o meno, come le sembra? È calato il movimento, sì, mi rendo conto che è calato. Merci ha aiutato in questi giorni? Sì, è sempre stato così, anche perché ci sono degli articoli particolari come le matracche, delle cose particolari che si vendono di più rispetto agli altri periodi. Allora davvero c'è tanto da vedere, da scoprire qua a Iglesias. Vi ricordo la processione di stasera della Dorata, domani mattina quella del Monte, domani sera quella del Descenso, la più attesa. Da Iglesias è tutto, restituisco la linea allo studio.